Buongiorno e ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Questa è una settimana particolare per Le Fonti TV, infatti dedichiamo spazi alla quinta edizione delle Chart TV Week, una serie di rubriche che vanno ad approfondire come sta cambiando il lavoro, il mercato del lavoro. E come sappiamo bene, in questi 2 anni è cambiato moltissimo. In questa settimana stiamo parlando di ridefinizione degli spazi, ma anche ridefinizione dell'organizzazione del lavoro, di come impiegare le risorse, di come bilanciare la vita privata rispetto al lavoro che sta cambiando. E non si può prescindere dal parlare di come si stanno riscrivendo anche le norme, le regole che vanno a disciplinare questo nuovo mercato. Oggi lo facciamo grazie a un nostro graditissimo ospite, più volte ospite delle nostre trasmissioni ed è sempre un piacere ritrovarlo. Ben trovato Francesco Mendolito, socio fondatore di Mendolito e Associati e professore di diritto del lavoro e relazioni sindacali all'Università LUM di Bari. Ben ritrovato, professore. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Allora, professore, io ho parlato di un mercato del lavoro che cambia, di regole che vengono riscritte, ma è cambiato moltissimo anche la vostra professione. Come giuslavoristi in questi 2 anni avete dato un valore ancora più strategico alle imprese che assistite. Qual è un po' la sua esperienza? Vuole iniziare riportandoci anzitutto quello, un argomento che abbiamo toccato poche volte? Bella domanda. Diciamo che abbiamo avuto noi giuslavoristi conferma di quello che da anni noi sosteniamo. Oggi il giuslavorista rappresenta un professionista ancora più essenziale all'intero sistema azienda del nostro paese, ma non soltanto del nostro paese. E questo sotto due punti di vista diversi, apparentemente diversi perché sono strettamente correlati tra loro. In primis, il valore strategico del giuslavorista può essere rappresentato come il riflesso del valore del capitale umano, cioè la consapevolezza finalmente che una realtà aziendale ha come base le risorse umane, quel capitale umano che costituisce il vero capitale aziendale. La pandemia ha dato riscontro in tal senso, e quindi l'importanza del giuslavorista in un momento in cui anche in un'ottica di resilienza le aziende devono rispondere alle nuove esigenze. Solo attraverso un adeguato approccio alle risorse umane, ecco perché l'importanza del ruolo del giuslavorista, è possibile che l'azienda persegua e raggiunga, a mio modo di vedere, risultati ed obiettivi sempre più importanti. Se tale approccio è basato su un'ottica di rivalutazione dell'esistente, il secondo aspetto che citavo poc'anzi appunto riguarda il futuro. Qualsiasi piano aziendale, definibile strategico, ed illuminante anche in un'ottica, di resilienza, di cambiamento, deve prendere co in considerazione le risorse umane, che devono essere ancora di più poste al centro dello stesso piano strategico. Da questo punto di vista, il compito, del giuslavorista è quello di assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali aiutando l'imprenditore ad utilizzare in maniera corretta tutti quegli istituti che il legislatore oggi fornisce, nell'idea che gli stessi, perché questo per me è fondamentale, non nascono a favore dell'azienda piuttosto che dei lavoratori, che non c'è una dicotomia fra i due fattori, ma che al contrario, in un'ottica di obiettivi imprenditoriali, rappresentano le due anime della stessa realtà aziendale, che se gestite sapientemente dal giuslavorista permettono e possono permettere di raggiungere i risultati sperati. Professore, lei ha più volte citato un'ottica futura ed è quello su cui voglio concentrare poi molte delle mie domande. Tuttavia, prima di passare a quello, vorrei da lei un bilancio, perché questi sono stati 2 anni, lo dicevo in premessa, inizio trasmissione, fondamentali per il mercato del lavoro. Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, soprattutto ne avete viste di tutti i colori e lei ha la doppia prospettiva, sia una prospettiva accademica con cui studiare proprio tutti i cambiamenti in corso in maniera sistemica, olistica, ma anche chiaramente grazie alla sua professione, ha un benchmark di riferimento vastissimo con le imprese. Quindi a lei chiedo, alla luce di questa doppia esperienza, qual è un suo bilancio su questi 2 anni? A che punto siamo? L'abbiamo più volte detto, senza ombra di dubbio, la pandemia impro ha improvvisamente comunque richiesto alle aziende di creare
soluzioni alternative rispetto a quel generico e usuale management aziendale in cui le stesse aziende erano abituate. Quindi soluzioni in ottica di resilienza, di cambiamento, che partendo dal know-how acquisito da ciascuna funzione aziendale permettessero all'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati nonostante le condizioni sfavorevoli di questo biennio che abbiamo vissuto, ahimè, in maniera molto grave, anche sotto il profilo delle sensazioni. Al tramonto dell'emergenza pandemica, però, a mio modo di vedere, il bilancio può dirsi di positivo, perché in fondo ha evidenziato anche quello che è una delle caratteristiche del popolo italiano, dell'italiano in generale, quello di adattarsi alle disgrazie, alle tragedie, anche in un'ottica di cambiamento, in un'ottica soprattutto di resilienza, come ho più volte ribadito questa parola, però è così. Infatti, dopo un primo periodo in cui abbiamo visto il mondo del lavoro e aziendale proprio non solo arrestarsi bruscamente, ma anche no, porsi anche criticamente domande su quello che poteva essere il futuro imprenditoriale, dinanzi all'impetuosità dell'emergenza pandemica, abbiamo visto come i sistemi produttivi lentamente si siano adeguati, si siano attrezzati, si siano ripresi rispetto allo stop. Quindi le aziende più performanti, si è trattato proprio di una vera e propria selezione biologica naturale darwiniana, hanno sfruttato quel periodo di arresto per analizzare la situazione fattuale creatasi e capire come riuscire e quali misure adottare per arginare in breve, nel più breve tempo possibile, le nuove difficoltà. Quindi, da più parti, durante l'intero biennio, è stato affermato che il sistema produttivo italiano stava subendo le conseguenze del suo ritardo nell'adattarsi alla modernità, alle nuove sfide, in atto, prima anche della pandemia. Poi penso all'idea dell'economia 4.0, cioè alla digitalizzazione e via discorrendo. Pensiamo, per esempio, all'esperienza dello smart working. No? È una tipologia di prestazione lavorativa che esisteva già precedentemente, che fu disciplinata molto prima del Covid, in particolare con una legge specifica nel 2017, che nonostante questo era assolutamente scarsamente utilizzato sia nel settore pubblico che in quello privato. Tuttavia, non possiamo non riconoscere lo sforzo e risultati raggiunti dalle aziende private, ma anche dagli enti pubblici, che in tempi rapidi, anzi direi rapidissimi, hanno sempre all'insegna di quel sentimento di resilienza che, a mio modo di dire, contraddistingue il popolo italiano, hanno, diciamo, adeguato agli ambiti aziendali e hanno fortemente sentito in generale. Quindi, se mi sento di aggiungere in relazione a questo, che se dovessi oggi fare un bilancio tra le voci attive dello stesso, inserire anche le soft skills mostrate dai lavoratori e dalle aziende nella loro totalità. Quella capacità, come diciamo, sostenevo prima, di riorganizzarsi, di adattarsi e rispondere con efficienza a tutti gli imprevisti che l'organizzazione aziendale, soprattutto in questo tipo di problematiche o di dinamiche, ma non soltanto, possono affrontare, quindi che hanno rappresentato le skills fondamentali in questo periodo, quindi la capacità di problem solving, la capacità di team building e via discorrendo. Quindi emersa in tutta la sua importanza la rilevanza che, oltre alle hard skills, le soft skills in questo momento le organizzazioni aziendali assumono come importanza.
Ecco, questo è fondamentale ed effettivamente nel corso di questa settimana con le aziende ne stiamo parlando in più di un'occasione, proprio questa resilienza di cui parlava anche lei, che hanno dimostrato le aziende, che è sicuramente uno degli aspetti positivi che ci portiamo dietro da questi 2 anni molto complessi. La stessa resilienza e la stessa capacità di adattamento che rende le aziende degli organismi vivi e che permetterà di affrontare anche le sfide del futuro. Ed è su questo che vorrei chiedere un suo nuovo intervento. Dal punto di vista normativo, quali scenari si apriranno con il 2022? Onestamente non credo che da gennaio 2022, cioè il nuovo anno, incarnerà uno spartiacque ben definito, tale da poter ritenere che si apriranno degli scenari nuovi come qualcuno aveva anche ipotizzato rispetto all'esistenza. A conferma di ciò, ormai i rumors danno per certo che lo stato di emergenza verrà prorogato e quindi con esso tutte quelle deroghe legislative previste. Senza ombra di dubbio, comunque, quindi nel 2022 persisteranno gli attuali scenari problematici. C'è già e ci sarà il problema, come più volte io ho denunciato, diciamo così, degli esuberi delle risorse umane. Ma ritengo che questa non è una problematica che rappresenta una conseguenza esclusivamente del periodo pandemico e del blocco dei licenziamenti, ma è anche la conseguenza del cambiamento che i progressi tecnologici e quindi tutti i cambiamenti intrinseci ai settori produttivi richiedevano, a mio modo di vedere, anche prima della pandemia, e richiedono tuttora rispetto all'esigenza di un continuo adattamento delle organizzazioni aziendali alle esigenze esterne di un mondo economico, soprattutto, e sociale in continua evoluzione. Cioè, il problema, a mio modo di vedere, non è soltanto l'arretratezza di una parte degli istituti normativi posti a base dell'intero mercato del lavoro, del sistema lavoro, ma anche la necessità che ormai le organizzazioni aziendali si adeguano al cambiamento epocale che l'economia globale sta portando. Quindi il problema è stato accelerato dalla pandemia, ma non è assolutamente un problema di oggi, è un problema già esistente rispetto all'organizzazione aziendale. Probabilmente in relazione a questo sentimento di incertezza che si respira in tutti gli ambiti, si potrebbe aspettare anche una proroga della disciplina, per esempio, del contratto a termine. Quantunque il legislatore, insomma, a mio modo di vedere, decide di voler aiutare le imprese ad affrontare questo periodo, potrebbe approntare una disciplina dei contratti a termine più favorevole nei confronti delle aziende stesse. Oggi è indubbio che l'attuale disciplina sembra muoversi in tal senso, pur tenendo in considerazione l'intermediazione delle parti collettive, cioè del ruolo del sindacato. Quindi, in questo senso, e a mio modo di vedere correttamente, il legislatore, nel tentativo di dare ascolto a tutte quelle esigenze di flessibilità che richiedono le imprese, che richiedono gli imprenditori, lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di decidere, per esempio, delle causali utilizzabili per ricorrere ai contratti a termine. Proprio nella consapevolezza che ogni settore produttivo vivrà una crisi data da fattori unici e diversi rispetto agli altri settori, in quanto non confluiranno solo le naturali conseguenze dell'emergenza epidemiologica, ma anche una serie di fattori dovuti, come ho detto prima, allo sviluppo tecnologico e produttivo. Le aziende italiane devono essere pronte, non possono rimanere indietro. Il famoso obiettivo 4.0 che è entrato chiaramente anche nell'agenda governativa, sono tantissime le misure, diciamocelo anche, tantissimi anche gli stanziamenti per raggiungerlo, insomma un tesoretto cospicuo messo a disposizione delle aziende che però, come diceva giustamente lei, devono anche attrezzarsi per riuscire a raggiungerlo, e la pandemia è stato un acceleratore, una leva importante in tal senso. Forse avrebbero dovuto iniziare a farlo, come diceva giustamente lei, già da tempo. Quali altri suggerimenti si sentirebbe di dare alle aziende anche per raggiungere questi importanti obiettivi e utilizzare al meglio quelle che sono le leve normative?
Sì, questa domanda la collego proprio alla risposta che ho dato prima, cioè come punto di inizio le aziende devono capire che studiare e capire gli scenari che si stanno aprendo per il mercato del lavoro. Quindi devono prestare attenzione a quella che oggi è la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Le aziende devono e dovranno prestare attenzione a quello che l'emergenza pandemica ci ha lasciato come problematiche, quindi al problema degli esuberi, ma non solo. Non dobbiamo dimenticarci che la pandemia ha messo solo in stand-by, per ovvi motivi emergenziali, quel processo di evoluzione che più volte ho ribadito durante la sua intervista, che è proprio del sistema produttivo e che ora sta ripartendo più velocemente di prima, cioè non solo perché si è arrestato per 2 anni, ma anche perché proprio la pandemia ci ha mostrato quanto sia effettivamente necessario il cambiamento, quanto le aziende siano indietro rispetto a livello di organizzazione aziendale e di piani industriali. Gli argomenti su cui focalizzare, diciamo, l'attenzione, a mio modo di vedere, sono due: il green, da un lato, e la digitalizzazione. Non per essere retorici o ripetere quasi retoricamente le stesse cose. Bisogna tenere a mente che quando si parla di green e di digitalizzazione, non si può in maniera semplicistica invocare un maggiore interesse da parte delle aziende rispetto a questi argomenti. La digitalizzazione, benché frettolosa e emergenziale, pensiamo a quello che è avvenuto con lo smart working anche nel pubblico impiego, ha portato con sé una serie di concreti problemi di carattere giuslavoristico. Cioè, per esempio, pensiamo al problema dei controlli da remoto, la verifica della produttività del capitale umano, delle persone, delle risorse umane, nel rispetto di quelle norme garantiste che sono frutto di 80 anni di evoluzione positiva della normativa giuslavoristica, la fornitura di apparecchiature elettroniche ai lavoratori e così via. E così, alla stessa maniera, la svolta green porterà con sé non poche problematiche. È una notizia degli ultimi giorni la nuova decisione della Commissione europea che richiede una diminuzione, come tutti sappiamo, della vendita delle autovetture con combustione diesel e benzina del 70% entro il 2030. Abbiamo visto come ad effetto domino tutti gli stati abbiano ipotizzato delle date entro le quali bannare completamente, totalmente la vendita delle stesse autovetture. Per l'Italia si è ipotizzato il 2040, ad esempio. Quindi una tale svolta, per esempio, significa una completa riorganizzazione di tutto il settore dell'automotive, il quale dovrà eliminare tutte le linee produttive in atto negli stabilimenti e sostituirle con quelle finalizzate all'elettrico. E quindi la più elementare delle conseguenze sotto questo punto di vista sarà l'aumento degli esuberi e comunque lo svuotamento delle competenze ad oggi acquisite dagli addetti. Quindi saranno necessari nuovi processi formativi, il ridisegnare le nuove linee produttive e anche l'organizzazione delle aziende stesse. Quindi le aziende non possono, non devono e non possono non fare i conti con il futuro nel suo complesso. Quindi mi ricollego in questo senso e concludo alla prima domanda che lei mi ha posto, cioè il giuslavorista. In questo quadro è evidente come il ruolo strategico ed essenziale del giuslavorista è sempre più attuale, perché il giuslavorista, il consulente esperto di HR management, deve essere in grado di trovare una soluzione idonea alle esigenze aziendali da un lato, e con l'imprenditore dall'altro può e deve ridisegnare un progetto industriale che tenga da un lato conto di tutti i fattori di rischio, dall'altro lato queste nuove prospettive economiche e questi nuovi scenari che abbiamo davanti. Quindi non possiamo prescindere in questo. Il ruolo del giuslavorista è chiaro che sono di parte, ma sempre più importante per le aziende italiane.
No, quello che ha detto è fondamentale proprio perché fa capire come in realtà chi esercita la professione legale non possa limitare a fare soltanto quello. Un giuslavorista non deve essere interpretato come colui che conosce le norme e sa trasmetterle a un'azienda, ma come un partner di business. Una persona, Esatto. come diceva lei, che aiuta a ridisegnare i processi aziendali nel rispetto delle norme, ma soprattutto, come abbiamo detto più di una volta, utilizzare le norme come leve di business, quindi a supporto del business stesso. Smettiamola di vedere le norme soltanto come un limite, ma riscopriamone il valore e la leva che possono costituire. Quindi ha lanciato un messaggio Correttissimo. fondamentale. Corretto. Professore, io la ringrazio per essere stato ancora una volta nostro ospite in questa quinta edizione dell'HR TV Week. Grazie a Francesco Amendolito, responsabile e fondatore di Amendolito e Associati e, come dicevamo, anche professore all'Università Lum di Bari. Io Grazie ringrazio voi come sempre per la gentilezza e gli inviti che mi date, quindi sono felice di poter collaborare con voi e dare anche le nostre opinioni in tal senso. Grazie ancora. È sempre un piacere ospitarla, grazie anche ai telespettatori di Le Fonti TV. La nostra riflessione sul mercato del lavoro e sui cambiamenti chiaramente non si arresta questa settimana, proseguirà lungo il corso delle nostre trasmissioni tutto l'anno e anche chiaramente nel 2022. Vi lascio con un appuntamento proprio targato 2022 dal 2 al 5 maggio, la prossima edizione, la sesta edizione delle HR TV Week. Grazie ancora di essere stati con noi e buona giornata.